Sensori attivi remoti. La natura ha sempre ispirato gli uomini, che possono trovare numerosi esempi di piante e animali che interpretano la realtà in maniera differente o che, in altre parole, hanno altri sensi, come la visione agli infrarossi o la visione notturna, che permettono loro di percepire quello che noi non possiamo vedere. Alcune specie di pipistrelli, ad esempio, hanno un sistema attivo che li guida mentre sono in volo grazie alla produzione di un'onda sonora. Misurando la riflessione di quest'onda da parte di un oggetto, il pipistrello può misurare l'eco e capire quanto lontano e in quale direzione sia l'oggetto stesso. Questo è esattamente il principio di funzionamento dei sensori attivi remoti. Se il cielo è nuvoloso, i sensori ottici passivi non riescono a vedere la superficie terrestre. In questo caso si possono utilizzare i sensori attivi, che producono la propria energia elettromagnetica sotto forma di impulsi radio o luminosi. Quando i sensori ricevono l'eco del segnale riflesso dalla superficie terrestre o dall'atmosfera, ne misurano le proprietà e ne estraggono informazioni molto utili. Si usano due tipi di sensori remoti, chiamati radar e lidar. Il radar usa le onde radio, mentre il lidar usa la luce. Usando l'eco ricevuta, i sensori attivi possono misurare molte variabili fisiche. Risoluzione angolare. Un'antenna funziona come un telescopio, ma ha le frequenze radio. Più grande è lo specchio del telescopio, più dettagliata è l'area che si riesce a vedere. I sensori remoti possono misurare solo quegli oggetti che cadono entro il loro campo di vista, il fascio dell'antenna. Per migliorare questa risoluzione si possono usare antenne mobili e complicati sistemi di analisi dei segnali, per esempio il cosiddetto radar ad apertura sintetica, SAR. Distanza. Misurando il ritardo tra l'emissione di un impulso da parte del radar o del lidar e il momento in cui si riceve l'eco, è possibile misurare la distanza da un oggetto. La regola è semplice. Più lontano è l'oggetto, più tempo ci metterà l'eco a tornare. Velocità. Misurando il cosiddetto effetto Doppler, che rende il suono di un veicolo in corsa più acuto quando si avvicina e più grave quando si allontana, si può ricavare la velocità di un oggetto. Con i sensori attivi remoti si acquisiscono misure ad alta risoluzione di molti fenomeni della Terra. Misurare l'eco è però più difficile di quanto sembri, perché ci sono molti fattori che possono disturbare e cambiare il cammino di un'onda elettromagnetica. Si può capire in modo molto semplice come superfici differenti operino diversi tipi di riflessione dell'energia elettromagnetica, fenomeno nel suo complesso noto come diffusione. Una superficie piatta, come le strade o uno specchio d'acqua immobile, provoca una riflessione speculare da superficie liscia. Un campo arato o la vegetazione provocano invece una riflessione da superficie rugosa, che diffonde l'energia in molte direzioni. Infine, nel caso in cui l'energia elettromagnetica colpisca più di una superficie, si parla di effetto di rimbalzo multiplo. È chiaro che ciascuna di queste situazioni si traduce in riflessioni differenti, permettendo di ricostruire dal segnale riflesso il tipo di superficie che lo ha provocato.